Eccoci in sede del secolo monocalcio. Prossima domenica siamo all'undicesima di campionato, ma noi vogliamo pensare che sia per noi la prima partita del campionato. Questa sera un tu per tu con un personaggio particolare, un personaggio che noi conosciamo da tantissimi anni, che nasce come giocatore e quest'anno con un ruolo, diciamo, ibrido, perché non lo definiamo né un direttore sportivo né un team manager, ma un po' e un po'. È con noi Marco Dal Cerri. Ciao. Contentissima intanto di finalmente riuscire ad intervistarti. Faccio un'intervista amichevole e vorrei farla con il sorriso che sembra sempre umano mancare ormai da un po' di tempo, ma non siamo abituati a perderci l'animo. No, beh, quest'anno dovevo ancora iniziare, quindi siamo un terzo di campionato, abbiamo un punto, quindi. Abbiamo un punto, però so che state lavorando, tu sei un po' il braccio destro, diciamo, di Ennio Vanelli e di Mauro Faversani. Quindi il tuo ruolo è quello anche di andare a guardare qualche giocatore perché purtroppo, per fortuna comunque, dobbiamo riparare col mercato di dicembre perché non è il San Colomban questo. No, beh, adesso dovremo sfruttare la campagna di riparazione di dicembre per ricominciare a iniziare a giocare a calcio, quindi vedremo cosa E dare succederà. anche il sorriso ai nostri tifosi che la domenica comunque sono sempre presenti a Riccardi. Sì, effettivamente sono tantissimi anni che non vediamo un San Colombano in questa situazione, ma siamo una dirigenza forte e sicuramente non ci perdiamo d'animo, anche contro i gufi direi io, perché ce ne sono un pochettino in giro, ma fa niente. Assolutamente. Ci sono, fa parte del Vabbè, calcio. gli obiettivi ci sono per gli obiettivi e diciamo gli strumenti per recuperare la stagione, nonostante non siamo ancora partiti, ci sono. E se adesso finora siamo stati tiepidi, adesso utilizziamo il fuoco in modo tale che cercheremo di ricominciare tutto. Dobbiamo cercare di far tornare a tremare gli avversari quando arrivano a San Colombano, perché è sempre stata una società, comunque una squadra ostica per gli avversari, una società blasonata, una società, come dicevo anche, hanno intervistato anche me oggi, una società seria, sotto tanti punti di vista, che oggi come oggi non è sempre così nelle società sportive. Le difficoltà comunque di portare un campionato a termine anche a livello economico e amministrativo. Rimaniamo una società seria e rimaniamo assolutamente con la voglia di fare bene. Lo spogliatoio, Marco, tu lo vivi, come lo vedi? No, il gruppo c'è, sono ragazzi, dei bravi ragazzi, adesso purtroppo diciamo che finora non sono arrivati i risultati che speravamo. Il discorso è che la domenica si spera di iniziare un nuovo campionato. Purtroppo Vediamo un po' di sulla storia. Serie A 30 anni che questa squadra qua e questa società qua ha una storia, quindi da lì si inizia, dopo siamo a un terzo di campionato, ce ne sono ancora due Certo, terzi, una storia che hai fatto anche vediamo. tu perché sei sempre stato la bandiera del San Colombano, una delle figure che anche io ho voluto fortemente proprio perché sei sempre stato un leader all'interno dello spogliatoio e ti considero un leader in questo momento all'esterno dello spogliatoio. Vediamo il supporto in base alle nostre esperienze, adesso poi A volte qualche vedremo. sorriso e anche qualche battuta non guasta mai, Bravissimo. nonostante il morale è normale, non sia al massimo, però noi cerchiamo di mantenerlo sempre, sempre alto nonostante i risultati. Ma io sono convinta che il sorriso tornerà presto qua tra i Collibanini. Per Brava, stasera ringrazio Marco Dal Cerri, spero che sia una delle prime e delle tante interviste che tento di fare da Rosy. parecchio Prima tempo. intervista che facciamo dopo 30 anni, forse. Scaramanzia, È stasera. vero, dobbiamo rompere e utilizzare tutti gli indugi possibili. Grazie Marco, e Grazie comunque rimane sempre Forza Vano. Grazie. davvero. Ciao.